stasera presentiamo il libro Emozioni senza tempo di Silvana Lazzarino, che è qui accanto a me. Accanto a me c'è Sandro Angelucci. Lui ha fatto delle analisi molto approfondite sulla tematica, sulla poesia di Silvana, e ce ne parlerà più approfonditamente. Non c'è, sfortunatamente, l'artista Patrizia Conola, che è l'autrice di questa meravigliosa immagine. Questo dipinto, lei ha fatto tantissimi ovviamente quadri, ma questo quadro proprio rispecchia la sensibilità delle poesie di Silvana. Quanti sembra fatto apposta, e invece è stato scelto da Silvana. È incredibile, che non è ad hoc, non è stato, c'è stata questa combinazione delle due. È palpabile la propensione a farsi totalmente partecipe della ricchezza e della bellezza delle epifanie naturali. Anche quando i volti, è un vocabolo che usa lei, della madre, la grande madre, ora nascondendosi, ora rivelandosi, la rendono inconoscibile nei suoi misteri, e la natura proietta dubbi, turbamenti, nella ricerca estrema di un'immortalità, anche allora l'esistenza, rapportandosi a lei, si fa trepidante d'emozione, grondante di stupore. Devo confessare che la chiusa della poesia, dalla quale ho estratto questi ultimi versi, mi ha inizialmente disorientato, ritenendo la stessa che l'inafferrabile mistero fa smarrire il sottile filo dell'equilibrio. Sono versi sempre di Silvana. Poi però, riflettendo, non ho trovato discordanze. Il pensiero poetante della nostra è dualistico, conformemente alla legge dell'armonia universale. Mi spiego. Chiunque, se attento a quanto gli vive intorno, può rendersi conto che l'aspetto caratterizzante l'esistenza è sempre dicotomico. Dall'inverno all'estate, dalla notte al giorno, dal dolore alla gioia, in una sola locuzione, dal nascere al morire. Allora, volevo chiedere a Silvana quale di tutte le attività di natura culturale alle quali ho accennato prima, alle quali ti dedico, oltre alla poesia, quindi il giornalismo, le collaborazioni sui temi dell'arte, le interviste ai personaggi famosi, qual è quella che ti gratifica di più, quella che, detto in maniera più pulita, ti piace di più, ti diverte di più, ti entusiasma di più? Sicuramente fra i tanti aspetti che tocca la mia arte di scrittura, quindi dalle recensioni alla poesia, alle interviste, è proprio le interviste, quest'ultima, perché soprattutto legate agli artisti. L'intervista, l'intervista artisti, più che altro pittori, scultori, fotografi, ma in particolare perché l'arte per me, attraverso i suoi linguaggi, senza togliere nulla all'arte del raccontare, dello scrivere e dello scrivere in versi, l'arte sotto forma figurativa, ecco, diciamo così, le arti figurative mi affascinano di più, perché comunicano attraverso l'immagine. L'immagine ha per me, l'immagine in sé per sé, una forza comunicativa immediata e potente. Quindi interviste a personaggi, ad artisti, la stessa artista che io intervistai 3 anni fa è Patrizia Conola, l'autrice appunto dell'immagine, questo dipinto, che poi scorre anche lì. L'ha realizzato lei, e io le ho chiesto gentilmente così di poterla utilizzare per la copertina di questo libro. Dietro la macchina da presa. Nostalgia di trasgressione, allegra e simbolica di un tempo che sfugge e velocemente svanisce come nei sogni di una realtà libera dove esprimersi, in ritmi ora caldi, ora frenetici, ora lenti, ora vitali. Si afferra dietro le immagini affascinanti che scorrono sotto l'occhio della macchina da presa. Meraviglie di volti, sguardi, emozioni sono esibite per raccontare eventi possibili, impossibili, reali, fantastici,
in cui tentiamo di riconoscere. Brava.